Fare i conti con l'ambiente, giorno 2, oggi conferenza in diretta streaming nazionale, New Indicators for a Better World, conferenza che vede la partecipazione di esperti da tutta Europa, da tutto il mondo, sui temi appunto degli indicatori ambientali. Siamo con Marco Abbiati. Sì, gli ecosistemi marini sono particolarmente importanti perché, come sappiamo, il mare rappresenta i 2/3 del pianeta, per cui capire cosa succede nel mare, e il mare è complesso perché il mare non ha le due dimensioni come noi siamo abituati a vedere sulla terraferma, ma la terza dimensione, la profondità, che è estremamente importante come parametro ambientale, per cui capire cosa succede nel mare è molto importante. Il mare per l'uomo è soprattutto le aree costiere, cioè la concentrazione dell'attività dell'uomo, la pesca, il turismo, la portualità, l'industria, l'inquinamento, vertono essenzialmente sulle fasce costiere, sulla zona costiera, per cui lo studio della zona costiera acquisisce un ruolo particolarmente importante e la conservazione di questi ambienti è diventata una delle priorità a livello mondiale. Le direttive europee recenti, la Marine Strategy in particolare, sottolinea questa necessità di conservare quello che abbiamo di buono e migliorare quello che buono non è. Il problema grosso è quello di definire cosa è buono in un ambiente. Cioè, la conferenza di oggi appunto è sugli indicatori, io parlerò in particolare degli indicatori per l'ambiente marino. Cosa indica un indicatore? Dovrebbe indicare la qualità ambientale, ma la qualità ambientale è definita da una moltitudine di elementi che vanno dagli aspetti chimici, gli aspetti fisici, gli aspetti geologici e gli aspetti ovviamente del vivente, ecologici. Come integrare tutte queste componenti in un numero è una sfida molto complessa, cioè gli indicatori sono un oggetto essenziale, perché io non posso andare a parlare con un gestore delle coste, con un politico, con un assessore di quello che sono i processi che avvengono nell'ecosistema. Non sarebbe utile, devo riuscire a trasmettere un messaggio semplice e chiaro. Per questo negli ultimi 7-8 anni c'è stato un proliferare di indicatori, perché molti si sono lanciati in questo esercizio di cercare di sintetizzare quella che è l'informazione che noi raccogliamo con migliaia o milioni di dati in un numero. E io quello che farò appunto nel mio intervento è confrontare un pochino questi diversi tipi di indicatori che sono stati proposti, sottolineare quelli che sono i limiti dell'indicatore, perché è ovvio che un indicatore è sintetico e non può essere esaustivo, cioè si perde una parte dell'informazione. Quale informazione riusciamo a trattenere all'interno del nostro indicatore? Qual è il messaggio che riusciamo a trasmettere con questo indicatore? E chi lo userà deve sapere esattamente a cosa quell'indicatore si riferisce, di modo che poi questo numero non sia semplicemente alto-basso per cui l'ambiente sta bene e sta male, ma possa trasmettere anche informazioni su quelli che sono gli eventuali interventi da fare e i problemi che vanno affrontati in questo contesto. L'indicatore poi, secondo me, assume un particolare valore nella prospettiva di passare da quella che è la gestione, diciamo così, estemporanea dei singoli tratti di costa da parte dei singoli fruitori della costa, a quella che è la nuova prospettiva, il cosiddetto marine spatial planning, cioè la pianificazione dell'uso del territorio mare, cioè non più sfruttare le risorse con la pesca, sfruttare le risorse con la spiaggia, se il pesce non c'è facciamo il fermo pesca, se la spiaggia si accorge facciamo il ripascimento, oppure se c'è il porto di cui non entrano le navi che sono attualmente quelle che devono entrare in un porto perché sia competitivo a livello internazionale, scaviamo e draghiamo il fondale del porto. Ecco, passare oltre questi aspetti di estemporaneità e fare una progettazione integrata e una pianificazione integrata di quello che è lo sviluppo delle attività in un'ottica di conservazione. Io non ho usato il termine sostenibilità, io l'ho già sentito citare più volte oggi sostenibilità, io non amo il termine sostenibilità perché penso che noi dobbiamo fare i conti col fatto che la nostra vita non è in questo momento sostenibile, cioè usiamo troppe risorse, per cui non sarà mai sostenibile. Possiamo cercare di ridurre i nostri impatti, migliorare quelle che sono le caratteristiche dell'ambiente, ma difficilmente, cioè io non ritengo si possa parlare di sostenibilità, perché sia fuorviante. Grazie, grazie Marco Abbiati, come al solito preciso, profondo e sul pezzo. Allora, buon lavoro, buona web conference, New Indicators for a Better World. Grazie, grazie a voi. Grazie.